Salve ragazzi, ci rivediamo ancora. L'ultima volta vi ho fatto vedere come comincio un quadro. Questa volta abbiamo pochissimo tempo a disposizione, ma insomma cerchiamo di riuscire. Come finisce il quadro? Ecco, perché è molto importante il quadro finirlo. È divertente iniziarlo, decidere che cosa è, però dopo un certo momento bisogna finirlo. Io mi sono portato un pochino avanti, faccio vedere che posso fare qualche piccolo ritocco ancora, ma siccome le cose si evolvono mano a mano che tempo passa e il quadro lo rivedi il giorno dopo, ti sembra di aver risolto un angolo del quadro, invece ti viene voglia di aggiungere ancora con questa famosa tecnica della critico che secca subito, che può intervenire in qualsiasi momento, puoi anche correggere in qualsiasi momento. Io ti faccio vedere che così io qui ho fatto questa ragazza con un ipotetico mazzo di fiori. I fiori bastano delle macchie, anche perché qui si tratta di un piccolo lavoro, quindi non si può andare a fare i miniaturisti. Ecco, per esempio, decido che questo rosa non mi piace. Che ne dite se lo cambio? Cosa potrei metterci al posto del rosa per esaltare gli altri colori che sono intorno? Io tenterei, perché si va sempre per tentativi, eh? Questo è il divertimento di questa tecnica. Si tenta e se riesce, meglio. Se non riesce, ci si ritorna. Anche quando cancellate, in questo caso vi faccio vedere, anche quando cancellate un colore, lasciate che si intraveda quello di sotto. Fa pittura anche quella cosa lì. Non l'abbiamo messo inutilmente. Invece che coprirlo, farlo sparire, ogni tanto facciamolo apparire, che fa parte del nostro modo di dipingere, del nostro modo di vedere la natura. Io potrei fermarmi qua e qui decidere che il mio lavoro è finito. Naturalmente a questo punto aspetto un momento che asciughi, sempre, ripeto, il vantaggio dell'acrilico che secca in breve tempo. Aspetta, gli do una sventagliata così. Qui occorre, per finirlo, un trattamento. Io normalmente li tratto con la cera d'api. Si compra a pezzi, si spezzetta, si mette in un barattolo, si mette dell'essenza di trementina e si rende questa cera piuttosto liquida, perché bisogna stendere un velo leggerissimo, e la cera non solo protegge il quadro, però lo rende ritoccabile a olio, perché essendo la cera una cosa grassa, tutta la superficie diventa una superficie grassa e ci si lavora benissimo con l'olio. Questa è la cera e questa qui è la densità, è molto molto liquida. Si dà così. Vedete che nel momento in cui si dà la cera, la zona dove si dà la cera, il colore cambia, diventa più pulito, acquista il sapore proprio del colore olio. Vedete, i contrasti aumentano. Si vede questa differenza tra parte cerata e parte non cerata. Faccio una piccola parte perché i tempi a disposizione sono molto brevi, quindi dobbiamo accelerare. Ecco, una volta data la cera, con un fazzoletto di carta o un piccolo straccio, passate sopra leggermente con una carezza, in modo da togliere dove ce n'è troppa, si stende uniformemente. Ecco, vedete?
A questo punto dovrebbe ancora aspettare un po', cioè che la parte liquida della cera, che è senza di trementina, dovrebbe aspettare che se ne vada, senza di trementina evapora velocemente, quindi rimane soltanto la cera, che si può lucidare. Come si lucida la cera? Si piglia una pennellesa, una spazzola, un panno, qualsiasi cosa. È un po' come dare la cera su un tavolo da pranzo e poi passarci lo straccio per lucidarla. La stessa cosa, è diventato un oggetto da lucidare. Io adoro questa spazzola qua. Per lucidarla si fa in questo modo. Anche qui è non solo divertente dare spazio alla cera, ma anche distensivo, perché siccome ci si sta tanto. Ci sta un po' di tempo a lucidarla, intanto pensate come potrei finire qua, dov'è la zona dove ha bisogno di un ritocco, oppure vi svegliate male la mattina e dice cambio tutto, butto via e ne ricomincio un altro. E a questo punto comincia il momento del decidere di finire il quadro. Io lo finisco soltanto con un colore solo, col bitume. Questo è un colore a olio, ne metto un po' sulla tavola rossa. In questo caso ci vuole un pennellino adatto perché si tratta di piccoli colpi, si tratta di rifinire, di mettere in evidenza qualche cosa. Il ritocco che faccio io è questo. Questo è il bitume. Poi si va a finire, mettiamo che io voglia mettere in evidenza un po' i capelli, so, la zona degli occhi, aumentare un po' il contrasto di questa pettinatura. Si lavora così, si sfuma con un dito. È divertentissimo. Vedete come, guarda, come subito si evidenzia. Come i contrasti tra luce e ombre aumentano. La voglia di finire un quadro. Perché mi sono accorto che no, insomma, alcuni pittori dei quali io sono andato a visitare la mostra, hanno pensato che il quadro abbozzato fosse un lavoro finito, ma invece si vede che c'è qualche cosa che manca. O è la fretta o è una nuova moda, io non la capisco. Il quadro, se uno vuole fare un'opera che piaccia a te che l'hai fatta e agli altri che la devono vedere, bisogna finirlo. Non finirò mai di ripetervelo. Potete anche finirlo chiacchierando con qualche amico, no? Di problemi diversi. No, è meglio di no. È meglio concentrarsi nel lavoro. Ammettiamo che il lavoro sia finito. C'è molto tempo, c'è molte cose, ci sono molte cose ancora da sistemare, però. Il sistema è questo. Prima di chiudere, ma naturalmente vi voglio dire un'ultima cosa. Il quadro fatto, ritoccato e finito, bisogna però presentarla alla gente, presentarla in pubblico, a partecipare a qualche mostra, che io occorre corniciarlo. Se volete io vi insegno anche come faccio io ed è anche divertente, è un bel passatempo. Bisogna preparare il passaporto prima, poi comprare le cornici a stecche, e poi uno se la taglia da solo, ovviamente se la dipinge, se la decora, se la finisce con la cera oppure con le vernici, insomma finire il quadro e presentarlo alla gente confezionato. Confezionato vuol dire come, ecco, vi faccio un esempio. Eccolo qua, questo qui è. Intanto il soggetto è uno di quei soggetti venuti per caso dalle macchie.
In un primo tempo mi sembrava che preso così orizzontalmente potesse venirne fuori un paesaggio, ma io di solito i paesaggi li scarto, allora ho continuato a girarlo, come già abbiamo fatto e ci siamo divertiti nelle precedenti lezioni, che ci trovi quattro soggetti. A un certo momento ci ho trovato che una buona parte di questa figura qui era già fatta nelle macchie che le ho lasciate così tali e quali come io le avevo fatte all'inizio. Mi è venuta fuori questa figurina che ricorda un po' la pittura del passato, però sempre pittura è. E, esempio, vi faccio un esempio, questo quadro qui che vedete davanti a voi è un carro carnevalesco, eravamo in periodo di carnevale e io preparai un quadro così tanto per passare il tempo, mi accorsi che c'era del carnevale dentro e mi accorsi soprattutto che c'erano delle maschere che si muovevano come in una danza però nell'aria e guarda caso nelle macchie ci ho trovato anche le ali, ecco l'originalità di queste cose qui, che trovi dei soggetti che ma non ci avresti mai pensato, le casualità anche non solo del colore ma anche della capacità di trovare in queste patacche, chiamiamole così, un quadro. Ecco, a questo punto vi saluto, speriamo che tutto quanto abbiamo visto e ieri e oggi vi sia piaciuto. E andiamo avanti ancora, ci rivediamo alla prossima lezione. Ciao ragazzi, buon lavoro e buon divertimento.